risorse disponibili mai arrivate a destinazione. 22 milioni e mezzo di euro per il comprensorio di Passo Lanciano e altri 9 per la viabilità della zona sono ancora nella indeterminatezza produttiva, volendo usare le parole del deputato Dem Luciano D'Alfonso. La denuncia si inserisce nel quadro già chiaro delle criticità del turismo invernale che già ha nel bilancio la crisi climatica con l'innalzamento delle temperature e la scarsità delle precipitazioni nevose con le conseguenze inevitabili di impianti dismessi e aperture tardive. Io ho già presentato interrogazione e atto di sindacato ispettivo per capire che cos'è che sta bloccando 22,5 milioni di euro per Passo Lanciano. Sono passati 1500 giorni da quando Marsiglio, il presidente in scadenza, ha ereditato queste risorse e le doveva soltanto mettere in procedura. Utilizzando l'ARAP, la quale probabilmente girovaga troppo nel mondo e non riesce ad appaltare. Allora io vorrei che il Ministero Vigilante, nello specifico è il Ministero della Coesione, il Ministero del Turismo, il Ministero della Cultura, realizzino indirizzi cogenti affinché ARAP non vada più in giro nel mondo. Magari alla ricerca di piacevolezze personali, si dedichi come ente strumentale a mettere in esecuzione procedimentale e contrattuale le risorse ricevute dalla Regione. Nessun cantiere è stato messo in piedi nonostante i fondi resi disponibili. Una giacenza di oltre quattro anni che, da un punto di vista squisitamente finanziario, rappresenta già un costo. Un anno un milione di euro può arrivare a perdere di capacità realizzativa anche il 25%. Per esempio, a causa dell'aumento dei materiali e lo stiamo patendo, lo stanno patendo le famiglie, le piccole imprese e anche le pubbliche amministrazioni. Il settore conta molti bacini idrici artificiali utilizzati principalmente per l'innevamento. Il Trentino Alto Adige detiene il primato con 59 invasi. Nel centro Italia l'Abruzzo è quello che ne conta di più, ben 4. Dunque, gli investimenti si rendono necessari anche per capire future destinazioni del turismo montano. Me lo dica anche la Regione qual è la difficoltà per appaltare. Se stanno ricevendo pressioni dai piccoli prepotenti della piccola realtà locale, noi siamo pronti ad aiutarli.